Comizio in Piazza della Vittoria del candidato sindaco Luigi Abate, Taranto senza Ilva, questa è la sua priorità da anni, però il programma non si limita a questo, qualcuno potrebbe pensarlo. Certamente il punto di partenza è chiudere il mostro, senza se e senza ma. Siamo l'unica forza politica a Taranto che afferma e sostiene questo. Ovviamente è un punto di partenza perché il futuro di Taranto sarà delineato e disegnato attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali, mare in primis, e sfruttamento ovviamente, valorizzazione del patrimonio culturale. Quando dico chiusura dell'Ilva, nessun rischio per gli operai, i quali verrebbero impiegati per 30 anni nell'operazione di smantellamento. Che non ha deciso di aggregarsi ad un altro candidato sindaco, ad esempio guardando al centrodestra o al centrosinistra? Perché né il centrodestra né il centrosinistra né tantomeno, scorrendo il programma, Una città per cambiare, vogliono la chiusura dell'Ilva. La mia linea è molto chiara e dal punto di vista legale, perché giuridico, perché il sindaco ha i pieni poteri, il sindaco può e deve emettere le ordinanze contingibili ed urgenti di chiusura ove necessario per ogni sforamento rilevante. Per gridare